Questo programma è offerto da Burrascosa la seduta consigliere di ieri nella consueta aula Gargano presso il municipio centrale. Dalle ore 10, ora d'inizio della seduta, amministrazione e opposizione non hanno potuto fare a meno delle solite polemiche generali. All'ordine del giorno c'erano il riconoscimento della sussistenza degli estremi di straordinarietà ed urgenza, la surroga del consigliere dimissionario Fabio Attanasio e la convalida del neo consigliere Francesco Paladino, ed infine l'individuazione delle spese da finanziare per la fornitura di carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani convenzionati Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A. Le prime problematiche sono apparse subito dopo l'inizio della seduta, quando l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula dichiarando la seduta illegittima. Dopo numerose discussioni la seduta ha continuato il suo corso, anche se non sono mancate le critiche dell'opposizione sulle idee della maggioranza che, grazie al corposo numero, sono riusciti comunque ad approvare l'ultimo punto del giorno. Grave atto intimidatorio ai danni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione provinciale di Monreale che ha sede al Collegio di Maria. Delle scritte offensive ed ingiuriose sono state trovate davanti il portone d'ingresso. Le ingiurie scritte sanno proprio di minacce belle e buone. Un fatto grave che offende tutta la polizia italiana. Le scritte contengono una parte volgare ed un'altra con su scritto parkour, che potrebbe essere la sigla che caratterizza il percorso di guerra utilizzato nell'addestramento militare. Termine francese. Non è la prima volta, tra l'altro, che l'NPS di Monreale riceve delle azioni intimidatorie. Da qualche mese, infatti, i rappresentanti dell'amministrazione affermano di aver ricevuto delle minacce verbali finalizzate, dicono, a farli andare via dal locale che occupano. Aveva sbattuto la porta ed era andato via dicendo «In Sicilia non si può lavorare» e invece il maxi consulente Antonello Pezzini torna a occuparsi dopo un anno dell'ormai fantomatico patto dei sindaci. Il patto prevede interventi per la redazione dei cosiddetti piani di azione per l'energia sostenibile, i cosiddetti PAES, e degli audit energetici per l'assistenza tecnica per costruire un fondo di garanzia per l'accesso al credito per le ESCO Energy Service Company. Una decisione, quella del governatore Crocetta, che fa storcere il naso al Movimento 5 Stelle, che aveva accolto con gioia l'addio, o meglio l'arrivederci, alla luce degli ultimi fatti di Pezzini. La nuova consulenza di Pezzini avrà una durata fino al 31 dicembre 2014. Per 2 mesi e mezzo di lavoro riceverà circa 6.200 euro. Pezzini dovrà fornire un apporto nell'ambito delle attività relative al patto dei sindaci, per la verifica degli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale e nell'utilizzo delle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Capita che un cittadino si ponga delle domande e che a quelle domande l'amministrazione debba rispondere il più concretamente possibile. Da circa 6 mesi è stato posto un divieto al doppio senso di circolazione in via Alcide De Gasperi, tra la via Natta e la via De Cosmi.
Il risultato della decisione proveniva dalla paralisi del traffico veicolare durante alcune ore della giornata, che coincidevano con l'orario di entrata, ma soprattutto di uscita, degli alunni delle scuole limitrofe. Un'iniziale azione di controllo è stata fatta proprio all'inizio del periodo di validità del divieto di accesso, ma poi i controlli sono andati scemando, lasciando ancora nel tilt il traffico della suddetta zona. Riaprono le scuole e ripartono i controlli. Peccato che questi risultino insensati. Infatti la Polizia Municipale di Villabate effettua controlli solo in ore della giornata in cui il flusso del traffico è scarso pressappoco inesistente. L'ultimo risale a sabato scorso, quando alle ore 16 del pomeriggio, poco prima della fine del divieto, i vigili urbani della locale stazione hanno iniziato un posto di blocco fermando alcune macchine di trasgressori. Sì, alcune macchine, perché mentre uno degli agenti era intento a compilare il suo taccuino dei verbali in maniera molto lenta e disorganizzata, l'altro perdeva tempo a discutere, anche in maniera poco garbata e non certo da agente, con i temibili trasgressori. E mentre ciò accadeva, decine di autovetture continuavano indisturbate la loro salita per la via De Gasperi. Il comando della Polizia Municipale dovrebbe garantire uno smistamento del traffico in ore efficaci e non solo il sabato pomeriggio, quando le scuole sono chiuse e il traffico è pressappoco assente. Abbiamo posto il quesito agli agenti in servizio sabato pomeriggio scorso, l'ispettore Bevilacqua e l'ispettore Bellino, che ci hanno confidato che loro hanno troppo da fare durante le ore clou della settimana, cioè le ore della pausa pranzo. Inoltre il traffico delle 4 del pomeriggio non si differenzia affatto da quello delle 17, quindi viene meno la causa scatenante del provvedimento e si alimenta l'ipotesi di svuotamento delle casse del comune di Villabate e questo è sicuramente un metodo proficuo per riempirle. L'amministrazione comunale ha dato disposizione al dirigente del settore lavori pubblici, Laura Picciurro, di procedere alla selezione di una ditta per affidare in maniera parziale la raccolta dei rifiuti solidi urbani in specifiche zone. Per gestire in maniera più efficiente ed efficace il servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone in cui si registrano le maggiori criticità, l'amministrazione bandirà a breve una gara a procedura aperta per ricercare una ditta che temporaneamente, solo nelle zone indicate, eseguirà il servizio di raccolta dei rifiuti. Tutto ciò è possibile perché la gestione del servizio è stata assunta dai comuni a seguito della situazione disastrosa del Coires. Le principali cause delle criticità che gravano sulla raccolta dei rifiuti, provocando gravi emergenze igieniche, sono legate a carenza di personale con la qualifica di autista di mezzi pesanti e di personale pienamente efficiente a svolgere le mansioni proprie della qualifica posseduta, ha spiegato il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Criticità ampliate dalla grave carenza strutturale del servizio, assenza di automezzi ed attrezzature idonee in numero e qualità. Anche per questo motivo il comune si è dovuto attivare, sin da subito, costituendo un ufficio comunale ad hoc per la gestione dell'emergenza rifiuti in città. Domenica 12 ottobre presso la Villa Palmeri si è svolto il Compost Day, la dimostrazione sul compostaggio domestico. A seguito del successo ottenuto dal Movimento 5 Stelle di Termini Imerese con l'approvazione dell'emendamento sul compostaggio domestico e relativo sconto del 30% sulla Tari, tassa dei rifiuti, il Movimento di Termini 5 Stelle ha invitato tutta la cittadinanza al Compost Day. Durante la giornata hanno avuto luogo 4 dimostrazioni, 2 mattinate e 2 nel pomeriggio. Durante la manifestazione è stato spiegato pari passo come fare un compostaggio domestico. Infatti l'umido rappresenta il 40% dei nostri rifiuti ed è causa di percolato e biogas, se conferito in discarica. Gestito nell'ambito di un nucleo familiare invece può diventare un ottimo terriccio fertile, oltre a rappresentare un risparmio economico impressionante per i comuni e soprattutto per i cittadini. Adesso diamo la parola alla consigliera Manuela Sinatra. Oggi siamo qui per il Compost Day. Il Compost Day è una giornata dedicata al compostaggio domestico. Il Movimento 5 Stelle di Termini Imerese ha fortemente voluto questa iniziativa che si svolgerà oggi alla Villa nel pomeriggio in Piazza Duomo per sensibilizzare la cittadinanza verso il compostaggio domestico. Compostaggio domestico che è importantissimo perché permette di evitare sia la produzione di percolato e di biogas, ma soprattutto perché permette, a seguito dell'emendamento del Movimento 5 Stelle,
5 Stelle di avere uno sgravio del 30% sulla tassa sulla Tari, che è la tassa sui rifiuti. Oggi noi siamo qui per spiegare come realizzare una compostiera domestica e per sensibilizzare la cittadinanza ad iniziare questa pratica, che può avvenire tranquillamente anche nel balcone di casa. Ricordo che il compost che viene prodotto all'interno del nostro emendamento viene definito il come il compost deve essere poi erogato, e quindi i cittadini che hanno a disposizione un'area verde potranno fertilizzare il loro orto casalingo. Chi invece non è provvisto di un'area verde potrà ridonare il compost prodotto alle aree verdi della città. Ecco perché siamo alla Villa Palmeri, che è il polmone verde della nostra città. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore, perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Promessa mantenuta da parte dell'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Balistreri. La ricerca di sponsor, risalente a qualche settimana fa, ha dato i suoi frutti ed i bambini della scuola Puglisi, attualmente in ristrutturazione, avranno a breve il pulmino che li accompagnerà presso i plessi scolastici dove sono stati momentaneamente trasferiti, come Palazzo Butera. Grazie alla ditta Ecofruit e alla società Mediolanum, che in proprietà indivisa acquisteranno un veicolo Fiat Ducato a 9 posti, che doneranno all'amministrazione, 20 alunni della scuola Puglisi potranno, a giorni, fruire del servizio di trasporto scolastico. Il veicolo, acquistato da Ecofruit e Mediolanum, viene acquistato fra i beni mobili patrimoniali indisponibili del comune con un atto formale. Ci vorrà qualche altro giorno di organizzazione del servizio per definire gli atti, individuare il conducente, stabilire il numero di corse, ma ci siamo, ha dichiarato l'assessore Balistreri, che intende dare risposta alle 20 famiglie che avevano richiesto questo servizio. Desidero ringraziare i nostri sponsor che ci hanno donato questo mezzo e le famiglie della scuola Puglisi che stanno subendo alcuni disagi ed hanno saputo pazientare. La scuola Puglisi, come detto, verrà restituita ai suoi studenti e al corpo docente ed amministrativo nei primi giorni del 2015. I giovani e la cultura, un binomio che ultimamente non si sente spesso, ma a Cefalù, grazie al Museo Mandralisca, ecco che i ragazzi tornano a reinnamorarsi dell'arte. E proprio al museo della cittadina normanna ne sono arrivati molti, oltre ogni previsione. Li ha accolti un operatore di didattica museale nelle vesti del barone Enrico Piraino di Mandralisca, che in un elegante abito dell'Ottocento ha guidato i bambini tra i tesori della sua casa museo. La pinacoteca con il celebre ritratto d'uomo di Antonello di Messina, la biblioteca con i libri antichi e preziosi, la collezione archeologica, quella malacologica. Al termine della visita i bambini hanno lasciato una testimonianza della loro esperienza. Chi lo ha fatto con disegni originali, chi con pensieri acuti e curiosi, tutti parteciperanno a un concorso nazionale tra i visitatori dei musei che hanno aderito all'iniziativa. Arriva a 46 il numero degli ospiti fissi della mensa della solidarietà presso la cittadella dell'Immacolata in contrada Cavallaro a Casteldaccia. Dal 2008, dal martedì al venerdì, trasporto gratis con navette e pasti caldi serviti ai tavoli sono la gioia di tante persone bisognose, segnalate dagli assistenti sociali dei comuni di Palermo, Bagheria, Casteldaccia e del Centro Padre Nostro di Brancaccio. Il tutto avviene senza contributi della pubblica amministrazione, ma solo grazie alla generosità dei volontari dell'associazione Gruppo di Preghiera Maria Immacolata, fondata dal missionario laico Pino Lo Giudice.
Dopo la pausa estiva, la mensa è stata riaperta oggi a partire dalle ore 11, in concomitanza con la Santa Messa. All'evento è intervenuto il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, ed erano presenti a questa manifestazione di generosità anche i sindaci di Villabate, Casteldaccia e Bagheria, il vice sindaco di Villabate e gli assessori alla solidarietà sociale di Casteldaccia e di Bagheria. Questo programma è stato offerto da affettuoso abbraccio a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per martedì 14 ottobre 2014. Il tempo migliora al nord, ancora piogge in Toscana, ma un nuovo peggioramento arriverà in serata. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord nubi irregolari su tutte le regioni con precipitazioni sparse ma generalmente deboli, soprattutto al nord-ovest e sul Friuli Venezia Giulia. Altrove le schiarite saranno prevalenti, foschie mattutine sulle pianure. Al centro inizialmente tempo asciutto, poi nubi e piogge vanno ad interessare la Toscana, il nord del Lazio, l'Umbria ed infine le Marche settentrionali, nubi in Sardegna, ma con scarse precipitazioni, più soleggiato altrove. Al sud il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, salvo più nubi sulla Sicilia nel pomeriggio, ma innocue. I venti continuano a soffiare dai quadranti meridionali su tutti i bacini. Temperature previste per questa giornata, minime che non subiscono particolari variazioni e comprese tra i 12 e i 23 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo invece 17-23 gradi al nord, 22-29 gradi al centro e fino a 31 gradi al sud. Il meteo.it, amici, è felice del vostro interessamento e vi ringrazia dandovi appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 14 ottobre, si ricorda San Callisto primo Papa. Il nome Callisto deriva dal greco Callistos, che vuol dire bellissimo. Dice il proverbio: d'ottobre pesce non si piglia che non sia triglia. Sono nati oggi Dwight Eisenhower, Roger Moore, Gegé Telesforo. Il 14 ottobre 1926 esce il libro per ragazzi Winnie the Pooh, il celebre orsacchiotto che oggi è uno dei principali protagonisti dell'universo Disney. Nel 1964 il capo del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace. Infine, il 14 ottobre 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti. Partecipano decine di migliaia di persone. Giuseppe Donadei ha detto: ci impegniamo a far capire ai nostri figli come fare per non cadere, quando dovremmo preoccuparci di trasmettere loro l'importanza di sapersi rialzare. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 14 ottobre. Ariete, una scocciatura, questa luna in cancro, con la sua quadratura al segno, il notturno sestile vi rende capricciosi, taciturni e di pessimo umore.
A completare l'opera ci si mette Mercurio, pure lui in angolazione avversa, disguidi sul lavoro. Toro, anche se vi dibattete tra molti pianeti neutrali e alcuni contrari, bando ai timori, procedete per la strada che avete scelto senza ripensamenti e non fatevi disorientare dai possibili contrattempi, siete perfettamente in grado di superarli. Gemelli, non fatevi scoraggiare da una seccatura di ordine finanziario e proseguite secondo la tabella di marcia che vi siete dati. Andrà tutto bene. Se al momento vi manca la copertura economica per sostenere un progetto, non preoccupatevi, la troverete. Cancro, tanti, troppi pianeti che vogliono dire la loro oggi e, come dice il proverbio, quando a cantare ci sono troppi galli non si fa mai giorno. Siete ansiosi, irritabili, pericolosamente inclini a largheggiare nelle spese e troppo suggestionabili. Leone, la semplice e noiosa routine non fa per voi, che sognate ben altre avventure, ben altre emozioni. Ma oggi vi tocca scendere tra i comuni mortali e impegnarvi per risolvere un banale litigio in famiglia, se non volete che la situazione precipiti. Vergine, se dovete fare qualche acquisto, soprattutto per la casa, oggi è la giornata adatta. Riuscirete a trovare ciò che fa per voi a cifre ragionevoli e forse vi rimarrà anche del denaro per poter comprare un piccolo oggetto che da tempo desiderate. Bilancia, di cattivo umore a causa della pessima angolazione della luna in cancro, oggi dialogare con voi è un'impresa impossibile. Siete intrattabili. Scatenate fulmini e saette contro chiunque osi contraddirvi e poi non volete saperne di scusarvi. Scorpione, potete riprendere i ritmi intensi e sostenuti che tanto vi si addicono. Con la luna che vi appoggia dal cancro, metterete in cantiere mille iniziative. Grazie anche all'aiuto di una persona a voi molto vicina, recuperate in un battibaleno il terreno perduto. Sagittario, con la luna che esaurisce la sua problematica opposizione al segno, le cose migliorano un po'. Recuperate la sicurezza nelle vostre capacità e vi gettate anima e corpo sul lavoro che nei giorni scorsi è rimasto inarretrato. Oggi siete inarrestabili. Capricorno, notizie poco confortanti. La luna in opposizione dal cancro eppure in rotta di collisione con Plutone vi rende polemici, impulsivi e poco riflessivi. E anche il sole dalla bilancia non vi vede per niente di buon occhio, grattacapi sul lavoro. Acquario, un affare andato a monte potrebbe mettervi in difficoltà. Siete stati un po' avventati, spendendo del denaro che ancora non avevate guadagnato. Inutile piangere sul latte versato, dovete farvi venire un'idea per rimediare alla vostra superficialità. Pesci, pianeti propizi vi offrono ottime opportunità per conoscere meglio alcune persone importanti. Non tiratevi indietro, tanta fortuna non capita spesso. Forse trovate finalmente l'occasione per ottenere quel lavoro all'estero che desiderate da sempre.